Io penso che ci perda un po' tutti, perché a livello anche Stato, insomma, non viene pagato niente. E poi l'immagine, io, insomma, è tanto che è aperta questo discorso. Insomma, poi roba di qualità, Marchio del Cotto Nobile di Toscana della Pratigliomio, un marchio riconosciuto in regione e anche fuori regione. Un'azienda produttiva, perché nonostante una cassa integrazione l'anno scorso, nonostante una cassa integrazione e un accordo sul part-time, quindi un'azienda che non ha prodotto a regime, ha raggiunto 4 milioni di fatturato. 54 i posti di lavoro a rischio, come a rischio il futuro di un'azienda che da quasi 60 anni opera nel settore produttivo del Valdarno Aretino. Questa mattina l'avvertenza Pratigliolmi di Faella è arrivata in prefettura ad Arezzo. La storica azienda di produzione artigianale di cotto di alta qualità era finita in crisi la scorsa estate con la messa in liquidazione. Aveva preso così avvio una lunga e difficile trattativa per la sua cessione a una nuova proprietà, ma tutto si è fermato a febbraio a causa di pignoramenti e del blocco dei conti da parte della Guardia di Finanza, legati soprattutto al mancato pagamento di IVA pregressa. Il soggetto interessato a rilevare l'impresa si è così fatto da parte. Il 16 gennaio il Ministero del Lavoro era stato firmato anche un accordo per un anno di cassa integrazione speciale. E ha aperto la procedura di licenziamento collettivo. L'ha aperta durante una cassa integrazione concessa per cessazione. Ed è una cosa che non poteva fare. Per cui oggi noi chiediamo la revoca, chiaramente, di questa procedura. Poi l'azienda faccia i suoi passi. Vuole portare in libero tribunale, vuole fallire. Comunque i lavoratori sono salvaguardati fino a febbraio. L'azienda conta 54 dipendenti con un'età media attorno ai 50 anni. Ci aspettiamo che ci sia un'attenzione particolare su questa realtà e questo possa agevolare, possa portare a una qualche soluzione nel corso dei prossimi settimane o mesi. Questa mattina l'incontro con il prefetto di Arezzo, Anna Palombi. Sì, il prefetto ha detto che è estremamente disponibile. La dottoressa Guarino ha assicurato appunto la convocazione e di conseguenza stiamo aspettando appunto di conoscere in questo incontro le motivazioni per cui una ditta sana, una ditta con fatturato debba chiudere per motivi che ancora non conosciamo.